Siamo andati all'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso, dove si celebra la 12ª giornata della sicurezza nelle scuole. Sono molte le iniziative, oltre 5.000 scuole in Italia e tante nella provincia di Campobasso. Tra oggi e domani, alla presenza di competenti rappresentanti degli ordini dei geologi e degli ingegneri, dei vigili del fuoco, di associazioni scolastiche che si occupano di sicurezza. Noi abbiamo ascoltato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso, Felice Di Pardo. Noi come Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, già dal 1980 portiamo avanti un progetto da allora definito Scuola Sicura, perché crediamo moltissimo in questa azione. Attraverso i ragazzi siamo riusciti ad elevare di tanto in tutta Italia il livello della cultura della sicurezza, sia negli ambienti di lavoro, può essere una scuola, ma anche e soprattutto negli ambienti di vita, perché questi concetti vengono riportati anche a casa e tante volte vengono formati anche i genitori. Senta, ecco, dal suo punto di osservazione, com'è la situazione nel Molise e soprattutto a Campobasso? Allora, la situazione della sicurezza nelle scuole è un qualcosa che è un po' in ritardo in tutta Italia. Nel Molise devo dire che la situazione rispecchia bene o male quella di altre realtà. Però ecco, il governo ha dato degli input ben precisi che si dovranno concretizzare nel 2015, ma questa azione è già stata avviata già da tempo, dopo soprattutto i tragici fatti che hanno coinvolto proprio un paese molisano, quindi San Giuliano di Puglia, con quella immane tragedia. Nel 2000 abbiamo fatto un convegno con Giorgio che si chiamava Le frane di casa.